E leggiamoci questa notiziola invece dal Gazzettino del 3 giugno 1999. Il Papa dichiara, Giovanni Paolo II, la morte non l'ha creata Dio. La fine di ogni singolo uomo è dovuta al diavolo, ma è la via verso la casa del Padre. Beh, su un'affermazione del genere credo che Ivano e Laura si farebbero una bella risata, tanto per essere chiari, una porcheria del genere farebbero semplicemente una risata. Però il concetto vero, il concetto reale, è che l'unica vita che un cristiano concepisce è la vita fisica, non esiste una vita oltre la morte. Pronto? Meglio che trovi squadra trascinata, va, di vita però. Sei tu. E dopo? E dopo basta, svegliate che se ora seminio di cazzo. Come avete potuto ascoltare, questo è ciò che può fare un cristiano. Cioè, un cristiano può solo insultare, bruciare, alzare roghi, torturare, massacrare. Non ha nessun rispetto per nulla. Questo è un cristiano. Per cui pensateci un po' prima di essere ridotti a questo. Qui bisogna giocarsi tutto il campo vitale. Per arrivare a questi livelli di affermazione bisogna non avere più nulla. Pensateci un pochino. Ed è giusto come dice appunto Wojtyla, la morte non l'ha creata Dio. L'unica concezione che hanno i cristiani della morte del corpo fisico è la rinascita del corpo fisico. Cioè l'unica cosa che loro aspettano è la resurrezione. L'unica cosa che hanno è l'aspettativa della... Non esiste una vita oltre la morte, perché se l'hanno inventata dopo. Non esiste una reincarnazione, non esiste un corpo di energia, non esiste nulla. Loro hanno una centralità e la centralità è data dalla vita fisica. Non sono in grado di concepire nulla fuori di questa vita fisica. È vero, dopo hanno derubato Platone, hanno rubato i concetti di anima, hanno rubato i concetti di inferno, di paradiso, hanno rubato i pagani, fa parte di tutto l'insieme del furto sacro che un cristiano ha operato. Però questo è un cristiano. Un cristiano può solo trasformare le persone in bestiame da allevamento per portare al macello. Non può fare diversamente, perché l'unica forma di vita che egli concepisce è la vita fisica. E solo mettendosi in ginocchio davanti all'immagine del suo Dio, lui può sperare nella resurrezione. Dopodiché, noi, e chiaramente, Wojtyla, l'unica cosa che dice è ci hanno privato della vita fisica. Ma lui sta morendo nella disperazione infame che ha costruito per tutta la vita. Per tutta la vita ha massacrato individui, per tutta la vita li ha messi in ginocchio, per tutta la vita li ha derubati, ingannati, imbrogliati. Per tutta la vita è andato in giro a contargli che esiste un Dio buono che pensa a loro, eccetera. Per tutta la vita ha costruito miseria e sottomissione. E adesso sta morendo nel modo più infame che esiste. E quando afferma io vedo con nostalgia sorgere il sole, è effettivamente la sua distruzione che è calata in lui. Perché quando un individuo è malato di pulsione di morte, può fare le affermazioni che ha fatto questo, che ha telefonato. Ed è l'unica cosa che possono fare. Bene, passiamo a un'altra cosetta. Per esempio, ecco qua, anche al discorso degli animali che avevamo fatto prima, no? Il discorso che non sono contrario alla manipolazione genetica, mentre sono ferocemente contrario, anche perché ricordiamoci questo, manipolazione genetica, se manipolano geneticamente gli alimenti poi se li mangiano gli esseri umani, per cui a crepare sono gli esseri umani e tutta la catena, cioè manipolare in maniera abnorme le cose porta un danno del soggetto che manipola, questo ricordiamo solo sempre. Però quello che mi sono ferocemente contrario è proprio alla vivisezione, a quello che è lo stupro della vita animale e la vita vegetale anche, nello sommato. Gesuiti, vergognatevi, è la frase meno grave che i reverendi padri di civiltà cattolica hanno dovuto subire nel profluvio di lettere ricevute dopo aver pubblicato sulla prestigiosa rivista alcuni articoli sugli animali. Avevano scritto che gli uomini hanno diritti e non gli animali e che questi possono essere oggetto di sperimentazione, se realmente necessaria, al progresso della medicina. Sperimentazione da praticare tuttavia con le dovute cautele, eccetera. In pratica,
i gesuiti hanno detto potete stuprare gli animali, potete vivisezionarli, potete fare quel cavolo che volete, perché? Perché l'animale è un essere inferiore, l'animale non ha il dolore, l'animale non sente, l'animale non percepisce. E questo è sempre stato il concetto dei cristiani, essere padroni del mondo, padroni della vita, padroni delle cose, perché gliel'ha data un Dio padrone e loro possono stuprare tutto, perché nessuno, ricordatevi, dal punto di vista dei cristiani, può distruggere ciò che il creatore ha fatto. Cioè, anche se tu dovessi torturare gli animali, tu non danneggi ciò che ha fatto il creatore. E se come i bambini, perché i cristiani vogliono che i bambini siano battezzati, vogliono che non ci sia l'aborto? Perché fanno il gregge di bestiame per il loro Dio, dopodiché possono stuprare i bambini tranquillamente perché loro non possono danneggiare la creazione del Dio. I cristiani non cacciano via dalla Chiesa Cattolica che stupra bambini, cacciano via quello che mette in discussione la verginità della Madonna. Perché quello che stupra bambini in realtà non è che danneggia la creazione, non è, perché nessuno può danneggiare ciò che Dio ha creato per i cristiani. Per cui cosa vuoi che sia? Per loro è niente. Infatti non è mai stato, ricordatevi che tra i cristiani non è mai stato un reato talmente grave da cacciare via la Chiesa Cattolica. Dopodiché uno può interpretare dicendo chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, allora pensa, ecco, se lo hai stuprato allora lo hai scandalizzato. No, scandalizzare uno di questi piccoli che credono in me significa dimostrargli o spiegargli a quei bambini che credere in quel povero pazzo, insomma, ti metti in ginocchio e perdi la vita. Ecco, questo è scandalizzare i bambini per i cristiani. La minaccia nei Vangeli è la minaccia che fa l'evangelista, perché? Perché se tu spieghi ai bambini come stanno le cose, se tu costruisci un sistema educazionale in funzione della costruzione del bambino, in funzione della costruzione della vita, è chiaramente quelli non si mettono più in ginocchio, non sono più nella setta, non li puoi più separare dal sistema sociale, ma tornano al sistema sociale con tutta la loro carica emozionale e con tutta la loro carica di rivendicazione. Allora, cosa succede? Succede che la setta deve proteggersi dall'altro, dice la setta, tu non puoi tirarmi via il bambino che crede in me. Questo è il senso dell'insegnamento del pazzo, cioè praticamente impedire che la setta venga privata della possibilità di espandersi. Questo è il senso degli evangelisti, non quello di stuprare i bambini. So benissimo che tutti desidererebbero cose diverse. Pronto? Pronto Claudio, ciao. Ciao. Ancora io. Cosa dicevi? Ho afferrato bene, l'inferno e il paradiso sono stati copiati dai greci, da tradizioni precedenti. Da tradizioni precedenti. Posso mettere giù, mi spieghi? Sì, ti posso accennare? Sì, sì, quello che puoi fare, ecco. Ok. Sì, grazie. Ciao. 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 Nei Vangeli, nella Bibbia, noi abbiamo soltanto il discorso della gaena, cioè abbiamo soltanto un discorso di fiamme. Però non si capisce bene che cavolo servono queste fiamme, se non che le persone stiano là ad aspettare la resurrezione. Il discorso del paradiso c'è accenni sui Vangeli, ma sono talmente tardi e sono presi dai Campi Elisi greci, sono presi da concetti che non erano, oppure da religioni misteriche, che non sono assolutamente propri dei Vangeli o propri dei Vangeli. Quando Giovanni fa dire, non so, credo sia Giovanni, credo, per sto andando a memoria, al ladrone Gesù che dovrebbe dirgli tu, visto che mi hai riconosciuto, domani sarai in paradiso con me. In realtà quegli scritti sono talmente vecchi, cioè sono talmente giovani, diciamo così, che siccome la resurrezione che doveva venire in quel momento, la fine del mondo, doveva venire immediatamente, cioè voi non morirete, voi non assaggerete la dolce morte prima che non mi vedete me venire dalle nuvole, sbragare il cielo e roba del genere, dice sto matto, no? Bene, quando a un certo punto si accorgono che la gente sta aspettando la fine del mondo, sta aspettando la sua venuta, perché la setta dei cristiani sta aspettando quella venuta, tant'è che la distruzione della conoscenza, l'ignoranza, eccetera, è proprio in funzione della venuta imminente che sta per arrivare, che non arriva, allora è la necessità di andare a pescare altre forme di lettura della vita, altre forme diverse con cui leggere la morte, e viene inserita. Però tutto questo, per esempio, se tu leggi Luciano di Samosata,
Luciano di Samosata ti dà delle descrizioni dell'inferno, ti dà delle descrizioni del paradiso, ti dà una descrizione delle pene. Però Luciano di Samosata è già abbastanza giovane, diciamo così, è già abbastanza recente, cioè ci sono già i cristianesimi quando c'è Luciano di Samosata. Però tutto questo viene pescato da tutto il pensiero precedente, fa parte del furto sacro che hanno portato avanti i cristiani per saccheggiare la conoscenza delle altre persone. Però non appartiene al cristianesimo, appartiene solo la resurrezione, che doveva venire in quel momento, in quella generazione, col pazzo di Nazareth che scendeva dalle nuvole alla destra del Padre. Non passerà questa generazione, lo dice ai giudici, lo dice in 7-8 passi, credo, evangelici. E questo sono in attesa i cristiani. I cristiani sono in attesa di questo. Tant'è che se tu leggi i Vangeli, c'è un certo punto in cui stanno per andare a pescare, adesso non mi ricordo più se è Marco, Matteo o qualcun altro, ma non è importante. Stanno per andare a pescare e gli apostoli sono un po' preoccupati delle provviste per domani. E questo qua gli dice: ma scusate, ma perché vi preoccupate per domani? Lasciate perdere, tanto io moltiplico i pani e i pesci, come voi vi preoccupate? La provvidenza provvede. Cioè, dà alle persone le direttive di rinunciare a costruire la vita, a coltivare, a lavorare, a costruire il futuro, perché tanto la fine del mondo sta lì a due passi, sta per arrivare, e lui verrà dalle nuvole a destra del Padre a fare le sue porcherie. Questo è il concetto che ha il cristianesimo all'inizio. È chiaro che dopo, non arrivando mai sta roba, bisognava trovare una soluzione. E l'hanno trovata dopo un po' prendendo a destra, a sinistra, inventandosi, non so, nel Medioevo il limbo, inventandosi tutta una serie di cose che sono andate a rubare da tutte le altre consapevolezze, cioè tutte le altre vie della conoscenza, tutte le altre concezioni filosofiche che avevano attorno. Questo è il cristianesimo. E però cosa succede? Succede che con me il cristianesimo si confronta con le sue cose. Cioè, il cristianesimo è andato avanti per 1500-1700 anni ad affermare che la sua è la parola del Dio padrone, creatore dell'universo, è andato avanti per 1600-1700 anni a raccontare queste puttanate. Bene, con queste puttanate lui si confronta con me, non ruba la conoscenza dei greci, degli egiziani, delle religioni misteriche, eccetera. È chiaro che io non sono in grado di parar tutto, lo so, faccio quel che posso, però il cristianesimo è questo, non è Zoroastro, non è gli Avesta, non è Socrate o Platone, non è Cicerone. Il cristianesimo non è le religioni misteriche, non è Tommaso Didimo. Il cristianesimo è solo quella porcheria dei quattro Vangeli ufficiali, è solo la porcheria biblica. Con questa porcheria il cristianesimo mi affronta, a meno che non dice il pazzo, il macellaio di Sodoma e Gomorra non è il nostro Dio, lo cacciamo via. Non afferma che il pazzo di Nazareth non è il figlio del Dio padrone davanti al quale per 1600 anni hanno messo in ginocchio i bambini. Per cui io affronto le cose per quelle che sono. Chiaro che non posso fare niente, io sono uno, loro sono tanti, se sa mettere, però almeno ci provo. Andiamo avanti ancora un pochetto, va. Cosa abbiamo qui? Vabbè, qui abbiamo anche uno spot può avvicinare, può portare a Dio. Hanno fatto una guerra contro gli spot della pubblicità perché gli spot della pubblicità sono scemi, è vero, sono scemi. E dice fra le altre cose dalla Repubblica del 2 giugno 1999: se la Chiesa ha lo scopo di comunicare, si pone un problema di questo tipo, vuol dire che la situazione è grave. Ma sull'uso degli spot non c'è alcuna contraddizione, anzi, tutta la catechesi, i suoi messaggi, sono praticamente slogan già costruiti. Basterebbe tradurli attraverso le nuove tecniche di linguaggio promozionale. Tanto è vero, prosegue Pirella, che casi clamorosi di pubblicità famose affrontano l'idea di partenza del messaggio cristiano. In fondo, i due fustini al prezzo di uno erano la tentazione demoniaca contro la fede delle casalinghe. E l'intero Vangelo, spiega Pirella, è un messaggio persuasivo. Cioè, so benissimo, cioè, che il Vangelo fosse semplicemente una roba per giocarla, per imbonire, per truffare le persone, questo si è sempre saputo. Che poi questo lo traducano anche in spot televisivi, in spot pubblicitari, beh, non c'è niente che piova sopra.
Questo è tratto dalla Repubblica del 2 giugno 1999. Passiamo a un'altra bellissima notizia. Un attimo, sì. Quello è e quest'altro è. Un'altra bellissima notizia dalla Repubblica del 1 giugno 1999. Ed è la notizia di un miracolo. Sapete, i cristiani hanno i miracoli. E a Napoli, alla festa patronale, per la paura alla festa patronale, una donna è morta di paura e una quarantina di persone sono rimaste ferite. A Giuliano nel Napoletano, durante un fuggi-fuggi generale, seguito da una zuffa a margine dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. Allora, Madonna della Pace, questa festa, ha fatto il miracolo e Maria Antonietta Fammiano, 53 anni, è morta e 40 feriti. Questo è un miracolo. Cioè, se il miracolo è quello di guarire, il miracolo è anche quello di uccidere. Pensateci un attimino. E andiamo anche un altro discorso, sempre sulla... oggi sto pestando parecchio, vuol dire che mi porto un po' avanti con gli articoli di giornale. Sempre col discorso per quanto riguarda la famiglia dei ruoli in contrapposizione alla famiglia degli individui, no? In Canada, per esempio, pensione vedovile a due omosessuali. La Repubblica del 2 giugno 1999. Per la prima volta in Canada due gay riceveranno la pensione vedovile. Il governo ha accettato un accordo con i due che avevano intentato una causa contro Ottawa per far sparire i termini sposo-sposa dalle leggi che riguardavano le pensioni e includervi norme per persone dello stesso sesso. E questo è facile dire i gay omosessuali e sparare cazzate, però in realtà la battaglia vera, il nocciolo vero, è la famiglia dei ruoli contro la famiglia degli individui. Pensateci bene, a un certo punto uno dice vabbè, io omosessuale non mi interessa, mi fa sta sul cavolo, però non è che loro hanno rivendicato un diritto per se stessi, hanno rivendicato un diritto per l'intero sistema sociale, che vale anche per le coppie di fatto, che vale anche per le coppie non sposate, che vale anche per tante altre persone e per tantissime altre situazioni, e vale anche per le coppie sposate. Cioè, non è che viene a diminuire l'impatto sociale, i diritti sociali delle coppie sposate, ma vanno ad allargare quelli che sono i diritti dell'individuo agli altri. Cosa vuole fare Wojtyla? Wojtyla vuole che i diritti li abbiano solo quelli che a lui interessa e gli altri ne vengano privati. Cosa stanno facendo gli altri con la famiglia degli individui? Stanno facendo in modo che i diritti siano per tutti, non stanno togliendo niente a nessuno. Mentre Wojtyla vuol ridurre le persone in miseria, come le indicazioni del suo Dio, gli altri stanno tentando di far sì che i diritti siano invece assoluti, siano per tutti. Ricordatevi bene questa battaglia. Una battaglia per i privilegi e sottomettere il diverso. L'altra battaglia affinché tutti gli individui siano uguali. Ma no uguali in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Uguali davanti alla legge, uguali all'interno del sistema sociale, uguali a parità di diritti e di doveri. Ricordiamocelo questo, ricordiamocelo sempre quando prendiamo una posizione, perché quando un pazzo ti dice ti farò pescatore di anime, attenzione, se potrebbe essere l'anima che va a finire in padella, mica ha detto che sei tu il pescatore. Posso anche illuderti che tu sei il pescatore, ma può essere proprio l'anima che va a finire in padella. In fondo la padella sta sempre friggendo, e su quella padella sapete quante persone hanno fritto, hanno impalato, hanno ucciso, hanno massacrato, hanno torturato, e non quelli che volevano tutti gli esseri uguali, ma quelli che volevano gli altri diversi. Rifletteteci. Siete convinti di essere padroni della vita al punto tale di poter dominare le altre persone? Siete sicuro di questo? Pronto? La dialettica cristiana. Io mi fa molto piacere questo tipo di telefonate, perché avrete sempre un'idea
di quello che è il cristiano. Lo troverete sempre queste cose, attenzione, Bambino cacciato dalla chiesa con la maglia di Baggio. È un diverso, no? Va in chiesa diverso, è giusto che venga cacciato. È una scelta interna. E parliamo di un altro discorso, più bravo chi frequenta la religione. Sei cattolico? Allora sei anche uno studente migliore degli altri. È la paradossale vicenda che rischia di suscitare polemiche immediate e possibili ricorsi al TAR. Accaduta in una scuola di Pavia. Allora, la vicenda è andata avanti, io qui ho del 5 giugno 1999, ma la vicenda è andata molto avanti, nel senso che effettivamente sono state delle circolari ministeriali che hanno bloccato questa porcheria. Ho detto, voi non vi permettete a fare una cosa del genere. Cos'era riuscito a far passare i cattolici? I cattolici erano riusciti a far passare che quelli che andavano all'ordine di religione avevano un punto in più. Siccome adesso il nuovo esame delle scuole superiori, esistono dei punteggi che vengono dati annualmente per ogni ragazzo in base al rendimento scolastico ha dei punteggi che si porta all'esame finale. E questi punteggi non sono questi punteggi non sono indifferenti, perché se pensate che in 3 anni vengono distribuiti 20 punti su un massimo di 100, cioè il 20% viene distribuito in 3 anni, significa che il primo anno gli vengono dati al ragazzo 6 punti. Pronto? Pronto, sono me. Mi senti tu? Sì. Niente, mi chiamo Antonio, mi saluto. Niente, mi vuole dire una roba. Su qua che ascolto, devo ascoltare adesso e anche a quel tagliare verso i tre, così ogni tanto con il tempo sono in camion ad ascoltare. Mi guarda, non so poco più una roba, mi ho una mezza idea che mi non credo assolutamente di chi, ad esempio, che scrive libri, non so, tipo il paradiso, l'inferno, oppure dopo della morte c'è certe cose che chiede. Ma come fa uno a sapere cosa che chiede? Bisogna che morisse e che provasse, ma certamente non veglieria via alla quale scrivere i libri. Cioè, come se che si può dire, ad esempio, che chiede qualcosa dopo la morte? Chi glielo dice? Come fa? Cioè, come si può dirlo? Mi non parlo di come Claudio, dico ti, insomma, ti come posso essere me. Come può uno dire cosa che chiede ha? Se vita che se te vivi ancora dopo la morte, che c'è ancora altre vite, come fai tu, sorello? Come sai che si può dirlo? Chi è che capo ha? Cioè, non vedo mio nessuno che sono morto e lei risuscitato, guarda, mi ha raccontato che ha scritto un libro. Che mi non si può capire, non mi c'è un sacco di stronzate che sento dire, di tutte queste robe qua di che non si può capire, non notti. Comunque dai, mi guida a mia, dai, saluto, dai. Ciao, tu puoi dire qualcosa, dai. Ciao. Beh, ma questa è una perplessità che hanno moltissime persone. Purtroppo finché l'aldilà viene, cioè il dopomorte viene vissuto come una situazione statica, una situazione fotografata o una situazione descrittiva, è chiaro che viene sempre descritta con gli elementi della vita normale, cioè sembra che praticamente dopo la morte del corpo fisico sia esattamente come adesso, con un padrone, con un giudice, con, non so, tipo i gironi danteschi, dove gli esseri sono fisici, le pene sono fisiche, esistono pene e meriti, poi anche le concezioni, è effettivamente assurdo. Per quanto il resto, esiste la possibilità di andare a vedere, perché noi abbiamo già i germi dell'oltre. Ricordati che l'essere feto percepisce una parte del mondo attraverso la madre. Cioè, attraverso la madre, l'essere feto riesce a percepire, avere delle sensazioni del mondo esterno. Chiaramente non ha la descrizione che abbiamo noi, però ha delle sensazioni. E quelle sensazioni sono importanti anche per la sua costruzione psichica. Per cui descrivere un mondo oltre la vita adesso non ha senso, anche perché è abbastanza strano. E in più non è che ci sia un mondo diverso, diciamo che esiste una costruzione soggettiva, una percezione soggettiva che è diversa. È la morale che cambia, è il modo di pensare, il modo di essere, il modo di rapportarsi, la sostanza, il modo di percepire che è diverso.
ma tante diversità le possiamo avere anche qui. Per esempio, uno schizofrenico ha una percezione del mondo che è chiaramente diversa dalla tua, o da una persona considerata normale. Esistono tante deformazioni mentali che portano a descrizioni diverse del mondo. Per cui dire che il mondo è ciò che noi vediamo oggi è una cosa abbastanza relativa, perché il mondo è solo descrizione. Quando gli stregoni parlano di fine del mondo, non è che dicono arriva il cataclisma che distrugge il mondo, ma parlano della fine di quel tipo di descrizione, o fine della fissità di quel tipo di descrizione. Per cui, per esempio, io ho 5 sensi organizzati in questo modo che percepisco il mondo in questo modo. Ma fa conto che ai miei 5 sensi si possa aggiungere, non so, diciamo così, il fatto di vedere il mondo attraverso i raggi X. Bene, se io oltre i 5 sensi dovessi vedere il mondo anche in questo modo, io avrei una visione diversa del mondo, avrei un pensiero diverso, avrei delle descrizioni diverse, avrei dei giudizi diversi, avrei delle relazioni diverse. Per cui quando gli stregoni dicono che un mondo finisce o sta per finire, è perché si stanno cambiando le persone, stanno cambiando i soggetti che percepiscono quel mondo. Per cui attenzione sempre alle cose. Un conto è il cattolicesimo, che vede tutto come materia, come forma, e aspetta solo la resurrezione. Un conto invece è la magia che trasforma le persone. Va bene, andiamo un attimino più avanti da ritagli di giornali un po' più vecchi di questi. Vediamo se sì, ho ancora 700 giri. Tolte da Auschwitz le croci cristiane. Dal Gazzettino 29/5/1999 e dalla Repubblica del 29/5/1999 sono state abbattute dai soldati polacchi le 300 croci degli oltranzisti cattolici davanti all'ex lager di Auschwitz, ritenute oltraggiose dagli ebrei. Ma sono oltraggiose, sono oltraggio, perché cristiani erano tutti quelli che manovravano i forni crematori, non quelli che finivano nei forni crematori. Il fatto che ci fossero dei cristiani era perché quei cristiani erano degli oppositori politici, non perché erano cristiani. È rimasta eretta quella per la messa papale del 79. Giovedì, attenzione, giovedì è stato arrestato un uomo, aveva minato l'area per impedire le operazioni. Cioè questo individuo, pur di avere le 300 croci, che offendevano tutti gli altri, offendevano comunisti, omosessuali, testimoni di Geova, ebrei, aveva minato l'area. Che differenza c'è fra questo personaggio e quelli che hanno insultato per radio? Nessuna differenza. È solo il gesto che è diverso, la qualità del gesto, ma la tensione è sempre la stessa. Io sono il padrone, tu devi fare quello che voglio io. Se tu non fai quello che voglio io ti insulto, oppure mino il campo. Questo è il concetto che sta alla base di questi comportamenti. Vabbè, del referto medico sulle ultime ore di Cristo ve ne ho già parlato. I telefonini contagiano anche i Taliban. Sapete, sono stati ammazzati centinaia di persone, centinaia di migliaia di persone. È stato invocato l'arrivo della CIA, gli armamenti contro questi cattivi sovietici che arrivavano, che c'erano a Kabul. Televisori e registratori sono proibiti, cioè tutto ciò che costruisce conoscenza è proibito. Ma i computer, i telefonini cellulari, i talebani li accettano. Un imprenditore afgano-americano di New York, sbarcato a Kabul per piazzare la sua merce, fa lezione cui partecipano esponenti del governo. E ogni afgano che conta nella capitale si è prenotato per un telefonino, da quando un gruppo di investitori americani e britannici si è messo al lavoro per costruire una rete telefonica cellulare. Bene, se il cambiamento deve passare per una rete telefonica cellulare, il cambiamento passerà per una rete telefonica cellulare. Come diceva un mio amico, se gli ostacoli, se la tua strada è piena di ostacoli, gli ostacoli saranno la tua strada. Va bene, cosa abbiamo qui? La colpa di nascere donna. La Repubblica del 4 maggio, schiave del 2000. Sagaya, Lakshmi e Meena sono tre giovani donne indiane. Non hanno ancora 30 anni, vivono nel bidonville di Bombay. Sono state torturate dai loro mariti,
con vistose bruciature su tutto il corpo, come segno di disprezzo, come rito di possesso. In India ogni anno sono ancora centinaia le donne martoriate, non solo per la tangente non pagata, che sotto forma di dote la famiglia di lei deve versare a quella del consorte, ma anche perché i mariti si innamorano di una donna più giovane, o magari solo perché non gli piace più il modo di cucinare della moglie. E questo, ritorniamo ancora alla famiglia dei ruoli, perché marchiamo molto il discorso della famiglia dei ruoli, perché è una delle battaglie di magia sociale che sta avvenendo in questo momento. E vi ricordo che il cristianesimo e il cattolicesimo sono espressione della pulsione di morte. Cioè, la pulsione di morte è un modo di essere, un modo di rapportarsi col mondo, è il potere di avere, il potere di appropriarsi delle persone o usare gli oggetti per appropriarsi delle persone, di cui il cattolicesimo, il cristianesimo, l'islam, questi discorsi qua per esempio in India, cioè, non è altro che un aspetto di questo. Cioè, sono degli aspetti della pulsione di morte, per cui il vero nemico da combattere alla fin fine è la pulsione di morte, soltanto che per affrontare la pulsione di morte bisogna affrontare gli aspetti con i quali la pulsione di morte si presenta nei confronti degli individui. E qui in Italia, oggi come oggi, la pulsione di morte si presenta esclusivamente attraverso i dogmi cattolici, attraverso il macellaio di Sodoma e Gomorra, attraverso il patto di Nazareth, attraverso il tentativo di imporre la famiglia dei ruoli sulla famiglia degli individui. Ed è una grande battaglia questa. Si può vincere o si può perdere. Ci saranno i suoi cadaveri, ci saranno le sue angosce, ci saranno processi, ci sarà gente che andrà avanti anni e anni per vedere riconosciuti i propri diritti. Eppure questa è la battaglia che va a costruire il futuro, e avrà più valore questa battaglia che infinite altre battaglie fatte con bombardieri, con navi e con altre guerre. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15, continueremo con gli oracoli caldaici e la sera vi leggerò i volantoni, due volantoni. Spero di finire il pezzo per quanto riguarda gli spiriti e la relazione fra gli esseri umani e gli esseri di energia che ci circondano, la qualità degli spiriti, gli dèi, i corpi luminosi e tutto quello che è energia. Il mio scopo non è quello di dire le cose, ma è quello di identificare i meccanismi attraverso i quali vengono costruite le relazioni. Questo è il mio compito di stregoneria. Io sono un meccanico e il mio compito è quello di individuare il meccanismo. E la mia via alla stregoneria è questa. Bene, grazie per avermi ascoltato. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e appuntamento per giovedì prossimo alle ore 19 in linea di massima. Penso che dopo la radio sistemerà anche la situazione. Ringrazio per l'ascolto ancora e chi vi ha parlato è Claudio Simeoni, dal mio indirizzo Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, chi vi ha parlato è un meccanico, apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo. Ed è un guardiano dell'anticristo perché l'anticristo altro non è che il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda si concentra sull'essere umano e gli dice: togliti dalla posizione in ginocchio, prendi nelle tue mani la responsabilità della tua vita, affronta le contraddizioni del tuo esistere. Per cui io sono un guardiano dell'anticristo. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.